Ecco fatto. Allora, lavoro, pensioni, giovani. E se facessimo pensioni, lavoro, giovani, che è più... Beh, stasera compagni, io farei il risotto alla salsiccia per tutti. Scusate, io sono vegetariano. E allora c'ho lo zafferano. No, lo zafferano io non digerisco. E allora il risotto con i funghi. Ah no, i funghi non ce li ho io. Parietaccio con i funghi. Ma che lei è partigiano? No, io ho fatto un incidente in auto. Ad alba quella notte saranno stati in 100. No, io ho fatto un incidente. Non sono convinto. No, non sono convinto, nel senso che i giovani vanno messi in cima. Secondo me deve stare. Tu devi capire che è un bene che ci sia il governo Monti. L'abbiamo messo noi. Ma aspettiamo. Fine legislatura? No, 3-4 anni, ma poi che ci dai. Carissimo, grazie per il centro sportivo. Ma è. Bisogna tenersi in forma. Sì. È pesantissima, ma sempre per gli stessi. Poveri e classi disagiati. Diciamoci la verità, questa manovra non è equa. Se guardate la televisione, la commercificazione del corpo della donna, queste donne nude dappertutto, anche per pubblicizzare un ghiacciolo. Comunque lici al Vaticano mai. Ci mancherebbe infatti, diciamo, cosa ci mettiamo a mettere le gine? Ma io lei l'ho già visto. Sì, sono quello dell'incidente. Il Valdossola. No, in auto. 37. 64, 21, 21, 38, 38. Ha bisogno? Buonasera, questo è un gentile omaggio di Pannella, lui non può berlo, è a digiuno. Prego. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. È il grande momento del nostro ospite speciale, signori e signori, col suo bel regalo di Natale, Moni Ovadia! Prego! Grazie, bravo! Buonasera a tutti, grazie. Ringrazio di cuore il PD per avermi dato questa occasione. Vorrei raccontare una storia. Un partito, un popolo. Straordinario Moni Ovadia, bravissimo! Grazie. Ciao! Adesso un altro momento di alta cultura. Poesia. Così. Abbiamo tre poetesse partigiane. Partigiane lituane. Che ci parleranno della resistenza della crisi, della crisi in Lituania. Dai, facciamolo entrare, prego. Buonasera. Prego. E ora parliamo di grande crisi economica di nostra patria, Lituania. Ma che faccio, mi spoglio? Sì! Perché la mia pensione non l'avranno mai! E parti! Già quante montine mi sono giù là! Alzi la mano chi soffre la crisi! Confluire nell'UDC! Queste dichiarazioni un po' pelose, figlie di un'ortodossia marxista. Viva la democrazia! Il padre, ma eccolo stronzi! Io non sono mai stato un partigiano. Anch'io non sono mai stato ebreo. Io sono Giorgio Napolitano!
cazzo è successo? No. E non mi sento più le gambe. Oh, c'è un tatuaggio vero in faccia? Questo tatuaggio è vero? Come faccio con i cattolici? Oh ragazzi, guardate cosa ho trovato. È la macchina di D'Alema. Ci sono foto? Sì, alcune ben oltre la realtà. Cancella tutto. Cancella, no. Cancella, sì. Adesso le vediamo una volta sola e poi cancelliamo tutto. Va bene? Barca, barca, barca. Oh mio Dio! You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. Got the house with my swagger, hop in there with yo. I got places to go, people to see, time is precious. I look at my Cartier out of control, just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on, unlike my Chewy that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours.